La sfida di Andrea ci ha restituito un Pescara piatto, senza ritmo. La cinquina col Potenza aveva illuso. Di certo l'attesa conferma non è arrivata. Squadra a digiuno di gol in 6 delle ultime 9 giornate. Del resto, per segnare bisogna produrre occasioni. Per creare opportunità serve uno spartito, un'idea di gioco. Se non c'è, si fa fatica. Insomma, problemi irrisolti. Bisogna fare presto. Le rivali si avvicinano. Terzo posto non più al sicuro. 6 punti di vantaggio sul Cerignola, che sabato prossimo ospiterà proprio i biancazzurri. Ma prima c'è la matricola Giuliano. I campani occupano il 12° posto, sono reduci da 2 KO di fila, non se la passano benissimo, hanno naturalmente altri obiettivi rispetto al Pescara, che però negli ultimi 13 turni ha conquistato solo 12 punti, appena uno in più della squadra di Lello di Napoli, Colombo. Credo che il vero punto focale sia quello dell'atteggiamento di una squadra che voglia essere protagonista attiva della partita e non subire in modo passivo gli eventi, perché quando riusciamo a determinare in modo importante e incisivo sulla partita, sulla gara, allora possiamo veramente mettere in difficoltà qualunque squadra. Dobbiamo scendere in campo dando la dimostrazione di avere un impatto importante sulla partita. Fuori Craia per un problema al polpaccio da valutare con attenzione. A tempo di record, Crescenzi ha smaltito l'attacco febbrile. Torna a disposizione in grosso, ma nel cuore della difesa verrà confermato il duo Brosco-Boben. Come anticipato da giorni, sarà 4-3-2-1. Dal primo minuto Mora e Aloy. Formazione pressoché scontata. Plizzari, tre pali. In difesa Cancellotti, Brosco-Boben e dubbio Crescenzi-Milani sulla corsia mancina. Aloy, vertice basso del triangolo di metà campo, completato da Giabua e Mora, tra le linee Merola e Raffià, alle spalle di Vergani. Si diceva del Giuliano in difficoltà sul piano dei risultati, una sola vittoria nelle ultime 10 gare, rocambolesco il finale del match con Monterosi, risultato a dir poco bugiardo, soprattutto il rigore del pareggio sventato da un giocatore di movimento Parlati dopo l'espulsione del portiere De Laziali Alia e l'impossibilità da parte di Leonardo Menichini di inserire, slot esauriti, un altro portiere. Fuori De Rosa, intervento al ginocchio, campionato finito, Gladestoni e Berman, recuperato Ghisolfi. Sistema di gioco 3-5-2, il probabile 11, il 19enne Sassi, tre pali, Scuola Atalanta. In difesa Biasiol, l'ex Gennaro Scognamiglio e Pozziello. Sulle fasce Rondinella e Di Dio. A metà campo Iglio, Ceparano e Ghisolfi. In attacco Piovaccari e Salvemini, il tecnico Lello di Napoli. Andiamo a affrontare una squadra che è costruita per stare ai piani alti, una squadra che ha fatto molto bene, una squadra che in casa ha fatto 19 gol e ne ha subiti 16, una squadra che ha perso 5 partite in casa e ne ha pareggiate 2, una squadra che ha molti giocatori di categoria superiore. Andiamo a affrontare questa partita sempre con la stessa determinazione di voler fare il risultato positivo. Sarà una partita veramente complicata e starà a noi a farla diventare semplice, ma non è scontato. Io credo che corra il rischio di essere una partita tirata fino alla fine.